È ufficiale. Sono tre i progetti finanziati con le risorse del PNRR per la produzione di idrogeno su aree industriali dismesse in Piemonte. I progetti sono finanziati per un importo complessivo di 19 milioni e mezzo di euro. Le aree scelte sono a Gattinara, Trecate e Premosello, Chiovenda. Per il Presidente della Regione Alberto Cirio, con l'avvio dei progetti, la Hydrogen Valley del Piemonte diventa finalmente realtà. Per quanto riguarda i progetti, si prevede l'installazione di elettrolizzatori e saranno utilizzati impianti fotovoltaici di ultima generazione per una potenza complessiva di circa 9 MW. In questo modo si produrrà idrogeno rinnovabile che sarà utilizzato in processi industriali di realtà produttive piemontesi. Abbiamo chiesto maggiori dettagli circa l'impianto di Gattinara al Vice Sindaco Daniele Baglione. La ditta che ha vinto il bando è la Redfield, siamo molto contenti come eh, amministrazione e come comune di essere tra i tre siti della regione Piemonte scelti per avviare eh, la produzione di questa che sarà l'energia del futuro e soprattutto nel momento in cui si parla di sostenibilità e di nuove risorse energetiche. Redfield ha intenzione di avviare due impianti fotovoltaici sul nostro territorio. Uno è tradizionale, l'altro è questo di cui stiamo parlando. È stato presentato come bando alla fine del 2022, legato alla riqualificazione di un'area dismessa della ex Fornace che c'è in via Rovasenda. Verrà realizzato un impianto da 2 mega che per elettrolisi produrrà idrogeno. Questo idrogeno sarà utilizzato direttamente per andare ad alimentare il forno, quindi anzi che usare il gas tradizionale si userà appunto l'idrogeno.